L'igienizzazione dei bidoni condominiali è fatta a norma di legge e con lo scrupolo che merita. I contenitori dell'umido sono una vera bomba batteriologica, possibile causa di infezioni e infestazioni di roditori e insetti, nonché di cattivi odori. Il rimedio è il servizio professionale di Global Ecology Service. Periodico, sicuro, flessibile, a norma di legge, perché smaltiamo i liquami e rilasciamo il formulario dei rifiuti. Togli tutti i problemi e le incombenze. Chiama Global Ecology Service. Semplice, veloce, conveniente. Group Service mette la propria esperienza a disposizione di enti privati e aziende. La nostra politica è quella di offrire un servizio che soddisfi le aspettative dei clienti con interventi a 360 gradi. Semplici manutenzioni o riparazioni, realizzazione di ristrutturazioni, gestione di piccoli e grandi cantieri. Tutte le opere sono realizzate con materiali di qualità e da personale altamente qualificato. Offriamo un servizio di reperibilità 24 ore su 24. Per informazioni, contatta il 349-6167-313. In Duferco Energia lavoriamo per darti la serenità di una completa trasparenza e di un servizio vantaggioso che funziona davvero. Oggi forniamo luce e gas a migliaia di case, condomini e aziende. Sviluppiamo progetti di efficienza energetica, crediamo nella mobilità elettrica e investiamo in sostenibilità sul nostro territorio. Per la tua fornitura di luce e gas, scegli la chiarezza, la semplicità e la convenienza. Scegli Duferco Energia. Scopri tutti i vantaggi su duferco-energia.com. Da oltre 20 anni il gruppo Eurocert opera in tutta Italia come organismo di certificazione ed ispezione per condomini e aziende. Impianti elettrici, ascensori, cancelli automatici e porte motorizzate, linee vita e analisi delle acque. Oltre 800.000 verifiche e ispezioni con servizi offerti a più di 200.000 immobili. Edifici più sicuri grazie all'assistenza costante di personale qualificato. La sicurezza al vostro fianco con Eurocert SPA. Un'azienda sul territorio è un'azienda sempre pronta per te. Sarti Ascensori, dal 1963, è al tuo fianco nella progettazione e nell'installazione di ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala, su misura. Il nostro servizio post vendita specializzato, l'assistenza 24 ore su 24 e una manutenzione periodica ed attenta ci permettono di ridurre al minimo i tempi di fermo impianto e di essere sempre vicini ai nostri clienti. Sarti Ascensori, via Sambo 54 a Prato. Amministrare un condominio oggi significa essere preparati in molti settori, da quello immobiliare a quello legale, fino a quello della sicurezza e del risparmio energetico. Significa anche dare a proprietari e condomini un supporto professionale e responsabile che favorisca la cultura del vivere insieme. ANACI è un'associazione che conta già 8.000 amministratori professionisti, per i quali svolge un'intensa attività di formazione e qualificazione, rilasciando l'attestato obbligatorio per l'esercizio di questa professione. Non affidarti ad amministratori improvvisati, scegli un professionista. Scegli ANACI. Blatte, formiche, zanzare, ratti. La risposta ai problemi di infestazione della tua casa o del tuo condominio è Flash Cleaner Servizi Ambientali. Con oltre 20 anni di esperienza, siamo pronti ad offrirvi soluzioni su misura per eliminare definitivamente ogni presenza indesiderata, anche dai vostri giardini. Chiama le nostre sedi di Prato o Firenze ed avrai la certezza di esserti rivolto a degli specialisti del settore. Tutti buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Condominio OK. È entrato in vigore il decreto antifrode che ha modificato, ha cambiato la normativa in merito all'utilizzo di molti bonus edilizi. In questa puntata cercheremo quindi di fare un po' il punto della situazione e di capire meglio anche quindi come viene applicato questo nuovo decreto. Ne parliamo con Roberto Asaro, presidente di ANACI Prato e Pistoia. Buonasera, bentrovato. Buonasera Arianna, buonasera a tutti i telespettatori di Ultimo Prato. E buonasera anche a Paolo Giacalone di Duferco Energia, ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, entriamo subito nel vivo di questa puntata. Allora, intanto partiamo, Asaro, cerchiamo un po' di fare il punto un po' anche sullo stato dell'arte dei cantieri in città, anche alla luce delle nuove normative, quindi com'è la situazione in città? La situazione è questa, i cantieri stanno proseguendo, c'è stato un brusco rallentamento per quanto riguarda i cantieri dove si accingevano a fare il 90% per questa nuova normativa in vigore da pochi giorni della legge antifrode. Il resto dei cantieri stanno andando avanti, ma con questa nuova normativa anche i tecnici sono oberati di lavoro e quindi ci sarà indiscutibilmente un rallentamento anche indirettamente sui cantieri del 110. Quelli invece già in vigore del 110% stanno andando avanti, ovviamente il periodo non è dei migliori con le piogge e tutto, ma insomma si cerca sempre di rispettare i tempi stabiliti. Per cui diciamo, ecco, tutti i cantieri che hanno già iniziato questa procedura da tempo sono in fase avanzata, qualcuno fortunatamente già terminato e concluso in tutto e per tutto. E parlo dei lavori trainanti, anche di quelli trainati fortunatamente. Ecco, tra i problemi anche di questo periodo, però, per quanto riguarda proprio anche l'avvio dei cantieri, c'è la difficoltà del reperimento delle imprese, oltre che dei materiali, Asaro. Assolutamente sì, difficoltà veramente forti dal punto di vista organizzativo, perché mancano i materiali, dal ponteggio a tutto quello che è il cappotto e quindi tutti i materiali, e non solo i materiali, ma anche le difficoltà nel reperire le aziende che possono poi trovare il tempo per fare un appalto. Quindi è proprio una difficoltà oggettiva che frena anche i futuri lavori del 110%. È vero che il discorso riguarda un attimino tutti gli aspetti, ma in questo settore soprattutto, vuoi l'aumento dei prezzi e vuoi le difficoltà del caso, rallentano veramente i nuovi cantieri che dovrebbero già essere partiti e che invece per queste problematiche ritardano ovviamente nell'esecuzione. Ecco, entrando nel merito invece appunto del decreto antifrode, Giacalone quindi ha creato un po' di confusione all'interno del settore questo decreto. Che cosa prevede, quindi quali sono le principali novità? Allora, in realtà spiegare tutto un decreto in due minuti risulta un po' difficile. Certo. Fondamentalmente cosa cambia rispetto al vecchio 90%, che poi verosimilmente cambierà anche aliquota, benché c'è qualche emendamento che vorrebbe lasciarlo al 90%. Cambia che ci saranno sarà già necessario fare la congruità dei costi, quindi ogni tecnico dovrà asseverare che tutti i costi messi nei computometrici devono essere congrui rispetto ai listini dell'edilizia. Prima questo non accadeva, nessun tecnico doveva asseverare. Questo comporta il fatto che bisognerà riprendere in mano tutti i computometrici o quelli che verranno e fare quello che si fa nel 110, né più né meno. Hanno allineato questi bonus, che sono il vecchio 90 che diventerà 60 e il 50%, quindi tutti gli altri bonus diversi dal 110, nella sostanza hanno messo le regole del gioco del 110. Quindi asseverazione, quindi ogni tecnico deve avere un'assicurazione che copre la sua professionalità fino ai massimali di ogni intervento, e questo fa sì che, allora, per i nuovi non è un problema, perché si parte a fare un progetto e chiaramente sarà più elaborato e quindi ci vorrà un attimino più tempo per farlo. Il problema è quelli che sono in corso, perché in realtà non è proprio retroattiva questa regola del gioco, diciamo, però dal 12 di novembre in poi, qualora si voglia caricare sul portale di Agenzia delle Entrate una detrazione del 90%, quindi una cessione, è necessaria l'asseverazione dei costi. Quindi prima di poterla caricare bisogna riprendere in mano tutti questi computometrici e rimetterli in fila. Quindi c'è anche comunque il rischio che si rallentino anche i cantieri che dovrebbero partire, Giacalone? Guardi, sì, assolutamente sì, cioè si rallentino. Quelli che sono in partenza, chiaramente abbiamo fermato le carte, stiamo rimettendo, per quanto ci riguarda, stiamo rimettendo certo. In ordine, che noi abbiamo sempre, per esempio, fatto dei computometrici già allineati con i costi dei listini dell'edilizia, però bisogna formalizzare questa cosa, quindi ci sarà questo impasse. Mi allaccio a quello che diceva prima l'amministratore Asaro rispetto a tutte le imprese, quindi al territorio. Io volevo dire che stiamo lavorando con circa
una ventina di imprese, di ditte edili su quel territorio e sono già praticamente sature oggi quasi per tutto il 22 con tutti i progetti che abbiamo già in essere. Ci vorrebbe una forza lavoro che sia quadrupla rispetto a quello che c'è in questo momento per poter andare incontro a tutte le esigenze, perché poi diciamolo sempre che il territorio, grazie anche ad Anace, quindi l'amministratore Asaro, sono stati, diciamo, Prato è uno dei territori che è stato molto più pronto su questa partita. Diciamo che adesso ogni via dove c'è già un altro cantiere ci sono richieste, quindi le richieste sono veramente copiose su quest'area. Poi si sta lavorando forte, se ne faranno ancora tanti, speriamo ci daranno proroghe ancora più lunghe di quelle che stanno in realtà dicendo adesso, e quindi 2023, fine 2023. Ecco Asaro, a proposito quindi appunto delle proroghe, possiamo fare un po' il punto sulle proroghe che ci sono appunto dei vari bonus? Sì, certo, stiamo aspettando a braccia aperte il nuovo decreto, la nuova legge di bilancio del 2022 che dovrà andare alla Camera all'approvazione il 21 di questo mese. Sapete che come sempre sapremo il contenuto alla fine dell'anno, un giorno prima o due dall'entrata in vigore, dove speriamo e sembra sia contenuto che venga indicata anche la proroga per tutti i lavori trainati, che al momento sembrerebbe invece terminare al 30 giugno del 2022. Quindi aspettiamo questa nuova legge per confermare quello che tutti speriamo, perché sarebbe quantomeno assurdo prorogare i lavori dell'eco bonus relativi ai lavori trainanti, quindi facciate eccetera, fino al 2023, e interrompere invece al 30 giugno del 2022 tutti i lavori trainati dei singoli. Però come sempre purtroppo sapremo questa cosa all'ultimo tuffo. Ora questo decreto antifrode di cui parlava dottor Giacalone ovviamente ha messo in subbuglio tutti i tecnici che si sono paralizzati per poter ovviamente rimediare a questa cosa, e anche l'aspetto tecnico diventa ancora più difficile, per cui insomma è una serie di incertezze che non fa lavorare certo con una serenità dovuta per affrontare questo difficile percorso, che è difficile ma è realizzabile. C'è anche il rischio, Asaro, che i costi siano anche più elevati, quindi con il nuovo decreto anche dei benefici? Ma purtroppo non è un rischio ma è una certezza, perché dall'entrata in vigore diciamo della normativa ad oggi si è riscontrato un aumento importante dei costi, parliamo di circa il 30%. Ricordiamo che poi tutti i costi devono essere certificati dai tecnici, quindi devono fare riferimento ai bollettini provinciali o regionali, per cui spero che questa lievitazione di costi si fermi, perché non si può assolutamente superare quelli che sono ovviamente i bollettini di riferimento. Quindi più che un rischio è una certezza che si è fino ad oggi, spero ci sia una certa frenata di questo aumento dei costi, se no si supera tutte quelle che sono ovviamente le detrazioni consentite dalla normativa. Ecco Giacalone, anche per quanto riguarda il costo quindi dei professionisti, anche questo potrà essere comunque portato in detrazione? Assolutamente sì, noi abbiamo una formula che tra l'altro condivisa, abbiamo chiesto agli enti come si potesse fare per far carico ai condomini anche degli oneri tecnici, ma passare direttamente. Quindi noi per quanto ci riguarda paghiamo le spettanze dei tecnici a nome per conto del condominio con tutta una procedura dedicata, quindi assolutamente rientrano qualora ci siano i massimali di spesa per poterli inserire. Ecco, visto che prima si parlava appunto anche delle attività trainate e trainanti, quali sono, Giacalone, le attività quindi trainate dei singoli condomini e del condominio? Allora, sono fondamentalmente si dividono in due, ci sono intanto gli interventi trainanti, sono quelli di efficientamento delle parti comuni, quindi l'involucro del condominio, parliamo di copertura e quindi delle facciate eventualmente del piano piloti, e qualora ci fosse anche la centrale termica, perché chiaramente è condominiale. Se con questi interventi o comunque insieme a questi interventi si superano le due classi energetiche, ci sono dei trainati dedicati al condominio, che quindi sono un impianto fotovoltaico che deve andare sulle utenze condominiali, non ad ogni singolo, e eventualmente gli ascensori, dei quali abbiamo appena avuto
diciamo, chiarezza di quali sono le regole del gioco per poter intervenire. In particolare bisogna abbattere le barriere architettoniche, quindi bisogna avere gli spazi per poter adeguare questi impianti. Mentre le attività trainate, quindi ad ogni singolo condomino, quelli ai quali faceva riferimento prima l'amministratore Asaro, quindi negli appartamenti, quindi la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle schermature, quindi i rotolanti, eventualmente se non è centralizzato anche le caldaie singole, e c'è la possibilità di sostituire anche le tende esterne solamente se siamo orientati a sud, perché chiaramente può sfasare il caldo, ma solamente se orientati in quella direzione, e eventualmente anche i portoncini d'ingresso. Quindi devono chiaramente, tutti questi interventi devono andare a migliorare l'efficientamento energetico. Quindi quello che dico spesso quando andiamo in assemblea: se uno ha gli infissi nuovi da un anno, evidentemente saranno già performanti, non si potrà evidentemente godere del super bonus, perché il principio del super bonus: ho una cosa non performante, la vado a sostituire con una più performante, quindi la posso fare entrare. Questo anche per quanto riguarda i portoncini d'ingresso, che non possono essere delle porte semplici, devono essere delle porte coibentate, che quindi, siccome spesso vanno verso il vano scala, che non è un ambiente riscaldato, devono essere dei portoncini coibentati. Ecco Asaro, in ultimissima battuta, appunto fondamentale oggi più che mai anche alla luce delle nuove normative essere quindi costantemente aggiornati, e infatti tra poco partirà anche il vostro nuovo corso di formazione a gennaio. Sì, partirà il nostro nuovo corso a gennaio, ci sono già stati diversi iscritti, abbiamo già superato abbondantemente il numero previsto per poter fare il corso. E ecco, penso il periodo migliore sia questo. Gli aggiornamenti anche per noi sono giornalieri, veramente giornalieri. E il nuovo corso che ovviamente sarà e andrà a affrontare le varie tematiche comprenderà anche diverse lezioni su questo discorso dell'ecobonus, che momentaneamente è di principale importanza, insomma. Il nuovo corso partirà a gennaio, sì, effettivamente, e sul sito Anaci di Prato ci sono tutti i dettagli per potersi iscrivere. È strutturato molto bene. Ringrazio anzi la mia segretaria Antonella, che ha lavorato per questo corso in maniera assidua e è riuscita a portare avanti e a realizzare appunto questa nostra aspettativa. Benissimo, io ringrazio davvero Roberto Asaro e Paolo Giacalone per essere stati con noi, grazie mille. Grazie, grazie Arianna, grazie a te dell'invito. Grazie, arrivederci alla prossima. Grazie a tutti voi, grazie per averci seguito, e ci vediamo quindi tra 15 giorni con Condominio OK. Arrivederci.